Amiche ed amici del Canobis Productions, benvenuti. È estate, è caldo, è estate caldo. Estate caldi, state freschi con il mare, state freschi con il mame, state freschi con i ricordi, state freschi con le riflessioni su come si è passati da un'estate al mare a un'estate al mame. Il mame che diventa il nostro trait d'union, il nostro tramite per tornare a quei magici momenti in cui si fondeva un luogo, un'estate, un anno, una situazione e un gioco e noi. Tutti insieme per creare una Madeleine, qualcosa di indimenticato, qualcosa di indimenticabile nel nostro ricordo. E nel ricordo mio, e nel ricordo di Fabio, e nel ricordo vostro, come abbiamo detto più volte per noi di Kenobisboc, che non abbiamo tanti rituali, non siamo particolarmente religiosi, in realtà questi momenti sono il momento della celebrazione, dello stare uniti, del fare gruppo nel ricordo di quello che è stato, ma che in qualche modo ancora è, se siamo qui. Tutti insieme, cosa stiamo facendo qua tutti insieme? Siamo mica pazzi, no? No, siamo qua proprio per questo. E quindi oggi mare e mame, estate, stiamo registrando, siamo live in realtà, ma se doveste vedere, casomai doveste vedere registrata questa puntata, stiamo vivendo in un 8 luglio, quindi pienamente nel calore estivo, e andiamo a ritroso. Fabio, tu lo so, ma te lo chiedo per l'ennesima volta, qual è il tuo gioco di riferimento estivo, quello che rappresenta per te l'estate? In realtà non è una domanda. Allora, il mio gioco di riferimento estivo è effettivamente Green Beret. Però per me i giochi di riferimento estivi sono tanti perché in realtà per me ogni anno ha avuto un suo gioco estivo perché erano i giochi che per me io ero ancora piccolo ai tempi delle sale giochi e quindi non avevo grande libertà di movimento e quindi per me i videogiochi dell'estate erano quelli che l'entità superiore, ossia il signor Dante, il noleggiatore di cabinati di quella che era Noli in Liguria nel 1986, 7, 8, 9 e 10, che portava nella spiaggia dove andavo io. Sicuramente quello che mi ha lasciato più, quello che mi è rimasto più attaccato è Green Beret, però ci sono. È stato Championship Sprint, è stato Bubble Bobble, è stato Double Dragon, è stato Cabal, è stato 1942, è stato Hippodrome della Data East. Bene, mi piace molto 1942 anche perché è uno che non ho messo in lista, ma è un altro di quei giochi strambi che anche per me hanno rappresentato un'estate. Per esempio, per me 1942 è esattamente il bar sulla strada principale di Cap d'Ail in Provenza nel 1990. Quindi fuori tempo massimo anche, ma spesso succedevano questi anacronismi, i bar della spiaggia non è che avevano pronti via il gioco più recente, dato canto tu Green Beret, che è un gioco d'85, in che anni lo giocavi? Allora, guarda, mi è capitato di recente sotto mano un video fatto da mio padre, che tra l'altro è stato inserito in un documentario in cui ci sono io, c'è Babic, ci siete tutti voi che siete stati alla festa, c'è Francesca Zambanni, c'è Riccardo Albini, ci siamo un po' tutti in questo documentario che uscirà e c'è uno spezzone di mio padre che mi riprende quando io ero in spiaggia e avrò avuto 5 anni al massimo. E quindi era l'estate del 1987, quindi sì, era un gioco che mi era arrivato con questi 2 ricchi anni di delay, ecco. Se pensi al mercato odierno, 2 anni possono significare molto. Cioè, se tu giochi adesso un gioco che è uscito su PC 2 anni fa, probabilmente è perché l'hai trovato in offerta in un bundle, no? Quindi è un po' diversa come cosa. E c'è Non anche ti poi dico che è il una fatto generazione, che, ma quasi, eh. sì, veramente, soprattutto per la velocità con cui evolvevano i coin-op, in particolare, perché ricordiamo che i coin-op, che oggi fuori contesto un po' si perde questa nozione, ma erano veramente il cutting edge, era dove si misurava l'evoluzione tecnologica. Cioè, se pensate tra Space Invaders, che è un gioco del 78, e non so, Buck Rogers, Planet of Zoom di Sega, che è un gioco dell'82, mi pare, cioè c'è in mezzo una dimensione in più, sample, suoni, visioni tridimensionali, cambia tutto completamente, colore, banalmente, dallo schermo in bianco e nero allo schermo a colori. Questo genere di innovazione tecnologica si è attutito tantissimo. All'epoca giocare Circus Charlie nel 90, per dire, era una cosa da, in un certo senso, da hardcore gamer o da proto-retro gamer. Proto retro gamer, esattamente. Io mi ricordo nel 90, appunto, a Cap d'Ail in Provenza, in vacanza,
c'era 1942 e c'era anche un altro gioco. Io non mi ricordo l'altro gioco, che era più recente, sarà stato un gioco da Data East sicuramente, ma mi ricordo 1942 perché, intanto perché era libero, nessuno se lo calcolava, quindi io potevo giocarci, potremmo veramente giocare a 1942. Dai, dove facciamo la prova con 1942 e il suo audio assassino. Allora, io faccio questo, ho fatto il search, faccio sta Cagliera Netplay. Sì. E andiamo su Russia Moscow, low fast ping, low ping, no aspetta. Sì. Andiamo un attimo. Allora, ti posso dire che Frankfurt Oulera è molto forte. Non ce l'ho ancora. Per me ha 15 millisecondi di ping, record assoluto da questa postazione. Aspetta che io sto pingando tantissimi server in realtà. So c'è come pinga questo. Sono... quanto tempo ci metti? Datti una mossa. Te li ordino così per ping. Ah no, ok, Frankfurt Oulera, ce l'abbiamo. Sono Kenobit, entro, connected, logging in. Ed è crashato il MAME. E cominciamo alla grande. È crashato il MAME. Bene così. Ma noi ci riproviamo. Chi siamo noi per arrenderci? No, allora, Dio buono come pinga il Cagliero è molto bello. Più umano, più vero. È cresciuto anche a me. È quel server lì. Ah, ok. È quel server cattivo. Ti sì, perché è cresciuto anche a me. Allora, Cagliera Netplay. Allora, andiamo su Fantasia, dai. Sì, sereni. È un MAME sincero, è un MAME Cagliero. Qui l'atmosfera sa di... Vediamo Cagliero. Se funziona. Allora, io faccio... Creo un new game con 1942. Lo vedo, set 3. Ti joino. Vai. E andiamo. Sì, adesso vediamo se andiamo. Allora, com'è che si abbassava il volume? Aspetta, c'era un modo per abbassare il volume, perché se non abbasso il volume di 1942... Aspetta, dov'era? Vieni qua. Hai preso il joystickino. Questo l'ho preso con Sonuto a Milano, è il joystickino che mi ha regalato Masci 81, non ringrazierò mai abbastanza, è bellissimo. Allora. Qualcuno si ricorda di questo MAME vecchio, come si faceva a abbassare il volume? Non puoi. Come non posso, ma figurati. Vabbè, allora no, io lo abbasso. Puoi fare da interfaccia, Fabio, ma non da qua. Non puoi usare il tastino magico. Premi tab, vedi il menu, vabbè, ma sai cosa faccio io? Io tiro fuori il mixer volume e quanto è vero iddio, io ti abbasso... Sì, ho fatto così l'altra volta, bravo. Ecco, perfetto. Lo abbasso da Windows e vinciamo tutto. Dai. Vince, con te vince l'Italia e anche la Bulgaria. Bene. Ottimo. Ho risistemato l'audio, ditemi se adesso l'audio va bene e possiamo andare. Premi tu. Non lo so, non mi ricordo come si fa, aspetta. La professionalità no. Di Kenobisbo, cioè, sei partito? Bene, è partito, ma chi è partito? Prova a muoverti tu. Prova a muovermi io. Sei tu, vai. La grande domanda è se è una partita single player o multiplayer, ma lo scopriremo. Intanto il piacere di vederti giocare allora, live c'è un po' alto, mi dicono, ma adesso lo ritocco io al Bisboch. Parla un secondo, Andrea. Sono alto io. Non è mai successo. Qua, guarda. Aspetta, non c'è la pausa nel mio tasto giusto. No, non c'è la pausa perché stai giocando online. Che pausa? No, esattamente, giusto. Adesso devo resistere finché non ti posso abbassare, però. Parlerò piano, basta che parlo molto piano e nessuno si lamenta. Non ho fatto. Sei morto. Tocca a me. Vai. Tocca a me, ma la cosa divertente è che sei sempre tu. Prova a muoverti. Ma sì. Era lo stesso problema della volta scorsa. Come avevi fatto a risolverlo con Daniro?
semplice, abbiamo giocato solo giochi a due giocatori, perché sostanzialmente il problema è che questo gioco è un gioco per due giocatori alternati, quindi la mappatura di controller è tutta sul controller numero uno. Ma vogliamo giocare allora 1943? Buona idea. Ottima idea. Giochiamo a 1943. Confermateci che l'audio sia buono e io a questo punto esco da qua. Vai, esco da questo anch'io. Corpo. Yes. Eccolo. L'ho fatto. E cancello la partita, creo new game. Sì, chissà se puoi senza, esatto, farlo direttamente da lì, ma probabilmente no. No, però rientro su Fantasia. Sì. Mi basta, faccio così. Faccio così. Carriera Netplay. Fantasia. Ecco, 1943 è un altro gioco molto estivo. Molto estivo, Lignano Pineta per me, te lo posso confermare. Fantasia, bene. Allora, 1943, Kai. Ah, la versione Kai, bellissima. Midway Kaizen, questa è una versione bellissima del gioco. Circolo alpini italiani, quelli che fanno i sentieri, il Kai. Allora. Sì, sì, il Kai. È proprio su licenza del Kai. È un gioco che è uscito solo in Giappone, ma posso confermare di aver visto in versione sicuramente bootleg anche presso i nostri lidi. Attenzione, Kernel Panic! Ci sta raidando, benvenuti Riders di Kernel Panic, siete giusto in tempo, stiamo proprio iniziando la nostra serata dedicata al mare e al mame e questi sono giochi che per noi rappresentano le nostre estati, o meglio questo sarà uno speciale mame narrativo come quelli che ogni tanto facciamo su Kenobisboch, quindi proviamo, vai! Vai, allora di questo gioco ti posso dire che ricordo con enorme impressione la musica, che ho sempre trovato estremamente drammatica. Cioè Capcom aveva questa cosa delle musiche drammatiche, a parte l'orribile musica del 1942. Io sono il marron. Io sono il rosso. Perfetto. Com'è adesso l'audio dalla chat, per cortesia? Vabbè. Ah, parallasse, nuvole in parallasse, tutto bellissimo. Qua c'è dello stile, cioè dello stile totale. Io sì, sono. Qua, cioè, ed è un 1943 diverso, una specie di tournament edition di 1943, il Kai, Midway Kaizen. Mi ha sempre colpito l'idea comunque che tu interpretassi sostanzialmente gli americani contro i giapponesi. Questa è una cosa che mi ha sempre colpito molto. Beh, la cultura giapponese in questo è. Era quantomeno bizzarra. Io sto già morendo. Anch'io. Sono una pippa mostruosa. Guarda, c'è del bullettello, tutto sommato. C'è del bullettello, standard, io continuo. Ah, non, ah, così, con uno devo continuare. Faccio veramente schifo questo gioco. Succede una cosa veramente. Se guarda. Allora, io sono abituato veramente al 1942. Tra l'altro, penso che ho anche la scheda, non di Midway Kaizen, ma di 1943 liscia, e sono incapace di giocare, una cosa incredibile. Come vedrai, molto mi lasci solo così, vabbè. Più che altro perché non ho il tasto per rientrare. No, non della cultura giapponese, no, mi colpisce. No, ce l'hai il tasto per rientrare. Mi colpisce giapponese, tutto l'approccio che hanno i giapponesi a tutto il concetto di seconda guerra mondiale, a quello che è successo. È il tuo tasto 1, È il mio tasto 1, tu dici? Yes, sir. No. Forse è il mio tasto 1. Prova. No. Com'è possibile che prima sei entrato, però? Perché, boh. Non lo trovi bizarro? No, eccolo. Sei entrato, qual era? Era il mio tasto start, non mi ha... ok, mi sono ingannato da solo perché non mi aveva preso la pausa. Ma perché la pausa non c'è perché siamo online, giustamente. Ma tutto cosa, il resto me l'ha preso. Una cosa che mi affascina molto è, tra l'altro, giocare i giochi che giocate nel mare che raffigurano il mare. Anche perché il mare dei videogiochi spesso è un mare turbolento, un mare pericoloso. Guarda questo qua, anche è un mare fermo. Sì, è un mare fermo, mare fermo, mare fe, come cantava il nostro. Vediamo cosa abbiamo fatto. Schifo. La razza, il 57% secondo me ci rimandano indietro a rifarla. C'è questa caratteristica bellissima. Che se non riesci a fare una certa ratio nei secondi stage,
nella seconda parte dello stage ti rimanda indietro. Oh, vedo un commento di Esilio giapponese che adesso poi leggerò con piacere. Ho preso i due suppostoni. Adesso vai in mistiletto. Bene, giustamente fa, non sei riuscito a fare bene. Per riscrivere la storia ti rimandiamo indietro. Sì, ma non è male se ci pensi. È una cosa che non è stata sfruttata tantissimo di giorno. E sono morto così, come un Churabaduro. Churabaduro ma poi posso rientrare. Sì, è duro. Infatti dopo ti proporrò un altro gioco che ha sempre male, che giocavo sempre a Lignano. Presente, giocavo tutti i giochi a Lignano. Infatti dove vado quest'estate? A Lignano. Ma poi la andiamo a cercare la sala giochi di Lignano? Cioè andiamo a fare la caccia al tesoro su Google Maps? Certo, assolutamente. Però di quella finale, di quella dove giocavo lo Sichuan, che è uno dei miei giochi preferiti, il Mahjong Osè, vediamo se ce l'abbiamo fatta. Eh sì, guarda che florileggio. Bellissimo. Il florileggio di sangue. Sottolineato dalle musiche di Tamayo Kawamoto. La guerra è bella anche se fa male. Guarda che il mare diventa meno turbolento. La guerra è bella anche se fa male. Tutto giochi di parole gratis questa sera. Tanto Cucu, ti vogliamo bene. Cucu dice una roba bellissima. Sapete quando avete avuto una giornata di merda, ma tornate, che Kenobisbo c'è lì. E beh amico, che Kenobisbo c'è qua con un bicchiere di Calvados fuori stagione. Tanto è che mi manca Babic. Intanto Linda mi ha chiesto che guerra è la Corea. Non so da dove gli sia arrivata questa nozione che c'è stata una guerra in Corea, ma complimenti. Un saluto a Linda che è da fuori campo. È la seconda, beh allora pensa che roba buffa, è la seconda volta che oggi su Kenobisboch nominiamo le parole guerra di Corea. Veramente? Dopo non averla nominata mai nella vita. Oggi avevo nominato la guerra di Corea parlando di chirurgia estetica in Corea con Seoul Mafia. Ah giusto, Linda dice che l'ha sentito parlare della guerra di Corea nel film La collina dei papaveri di Goro Miyazaki. Vabbè, niente male, niente male. Ciao Linda! Ciao, saluta. Non ti vedo ma puoi urlare. Non serviva urlare così tanto, vabbè. Ok, andiamo allora a cercare la sala giochi di Lignano Sabbia d'Oro? Sì, allora, io direi che prima puoi mostrare... Anzi no, cerchiamola su Google Maps, mi piace. È dai, quello che... volevo dire. Comunque allora, ancora complimenti a Morandi, ha fatto un lavoro pazzesco, tra l'altro riscrivendo in chiave futanari l'immaginario di Bad Boy di Dan Harrow, si reinventa la storia del video e diventa molto interessante, molto più ambigua, se vogliamo diventa quasi un bel video. Quindi viva Futaside, viva Morandi. Allora Lignano, prova a cercare, cerca Lignano Riviera. Ta-dan! Allora, aspetta che mettiamo subito il satellite. Benissimo. Allora, tu vedrai che c'è un grande crocevia proprio a sinistra. No, quello è il centro. Vedi quella specie di chiocciola? Quella chiocciola, è quella chiocciola che vedi, le strade fatte in una forma di chiocciola, sono Lignano Pineta. Lignano Pineta, che la cui struttura architettonica è stata costruita da Le Corbusier. Niente meno. Ma noi ci spostiamo da lì in alto a sinistra, dove c'è una specie di grossa arteria stradale, non così. Ecco, proprio lì, dove eri prima. Wow. Sì, esatto, alla fine di quella, dove c'è quella, un po' più in giù. Esatto, vai verso il basso di quella, dove c'è la rotonda, c'è una grossa rotonda. Ok. Quella. Bene. Ecco, esattamente lì della rotonda, se tu metti il tuo omino Street View, qui è l'entrata di... E se pare che porta Lignano Riviera da un lato, prova a spostarti. Aspetta, che devo sinistra dimensionare la finestra. Scusatemi, ho molto peccato in pensieri e parole. Opere e omissioni. Allora, eccoci qua. Dove vado? Vai a sinistra. Di là? Sinistra, va bene. Adesso procedi dritto in direzione della rotonda. Esatto. Ancora. Questa roba non l'abbiamo mai fatta. Dovremmo farla sempre. Ciao, Waride. Assolutamente. Vai di là in controsenso, Bencio, vai dritto di là. Linda, non passare in mezzo, dai. Linda! Sì, amore, ma ti vedono però, dai. Faccio tutta questa fatica per la tua privacy. L'audio è basso, ci dicono. Com'è l'audio? Confermateci che l'audio sia buono, per favore. Ok, adesso gira un po' a destra. Esatto, devi andare... Vedi questo palazzo basso che vedi inquadrato?
Sì, questo qua. sul lato destro del palazzo, sì, negli anni 90, inizio anni 90, proprio lì c'è una sala giochi. Quindi tu entri lì dentro, giri là, esatto, e proprio lì a quell'angolo, vai ancora avanti. Ecco, lì c'è una sala giochi, proprio lì a sinistra, dove non c'è più niente, Dove prima c'è questa dell'agenzia agenzia Valparaiso. Valparaiso? Subito prima, Valparaiso, ma è subito prima, è quel locale un po' dismesso in cui non c'è una mazza, subito prima a sinistra. Aspetta, torno qua. Ah, Ecco eccolo lì, qua. Beh, esattamente qua, si vede questo che è una qui sala giochi, eh. ha proprio quella struttura. Ha talmente tanto quella struttura che ti svela un trick pazzesco. Se tu adesso ti giri 180 gradi, scavalchi l'aiuola, vai sulla strada principale e guardi a questo posto, la foto cambierà. Cambierà perché è una foto più recente. È una foto del 2019. Quindi scavalchi e vai sulla strada, esatto. Benissimo. Ora ti volti 180 gradi. Tana, è Attenzione, diventata una sala guarda perché slot. è diventata una sala slot. It's so mental. Praticamente a distanza di un anno, dopo penso 20 anni in cui non era più una sala giochi, l'anno scorso è diventata di nuovo una sala slot, purtroppo perché il mondo è brutto. Però questo trick oggi mi ha intrippato molto. Ma E attento, fantastico. ovviamente, sì, è fantastico nel senso se non Cioè no, altro che hanno fantastico che possiamo fare riutilizzato. questa roba. Terribile, intendo, però. Certo. Ma noi Ecco, dobbiamo fare terribile. qualcosa, però, Andrea. Dobbiamo fare rivivere questa sala giochi con il gioco che tu giocavi qua. Qual è il gioco simbolo per te di Esattamente. questa sala giochi? Allora, tanti, di cui uno Osè che giocheremo alla fine, questa sala giochi è fondamentale per la mia vita perché in questa sala giochi, negli anni 90, il gestore affiancava ai titoli Neo Geo tutta una serie di giochi Konami degli anni 80, Frogger, Circus Charlie, Girus, e sparava così senza soluzione di continuità perché, col senno di poi, perché evidentemente aveva diversi cabinati, non protoscheda già, ma precedenti con l'attacco Konami. Quindi lui li ha fatti tu, Mickey, cioè io lì ho rigiocato roba assurda negli anni 90 ed erano sempre liberi. Non so, a un certo punto io gli dicevo, mi metti Wonder Boy Monster, vedevo che sua figlia giocava nella parte dietro, che era la parte a sinistra, quindi lì c'era la porta, lì quella porta d'entrata tutta a sinistra, quella più scura, ecco, lì c'era il banco con la gettoniera e la parte ancora più a sinistra era il suo laboratorio, no? E si intravedeva tra quelle specie di robette che erano praticamente uguali, sempre queste tendine, e io vedevo Wonder Boy Monster Land, entravo, scusa, ma quello Wonder Boy Monster Land, oh, così non so che dice, lo metto su, e lo metteva su, quindi era tipo retro gaming alla carte, capito? Il sogno Bellissimo. definitivo. E contemporaneamente un gioco che è rimasto molto a lungo lì è stato Wonder Boy 3, The Monster Slayer, che è un altro gioco che si gioca in due e con un bel mare, diverso da quello di 1943, e mi Mi farei un piace. viaggetto. Tu pensa che io lo associo moltissimo al mare, cioè lo trovo uno dei giochi più marini che esistono, anche se non è nemmeno lontanamente il Wonder Boy più bello. Però allora, andiamo sempre su Fantasia, che abbiamo visto che funziona. Sì, fantastico, tra l'altro. L'abbiamo detto un po' troppe volte, ma finora ha funzionato tardi. Cioè, ha funzionato dadi, capito? Allora, Wonder Odio Boy le 3 serve Monster quante. Lair. Lo giochiamo bootleg? Perché no? Mi Perché secondo intriga. me era così che lo giocavi in questa sala giochi. Ti joino. Eccolo lì, andiamo. Guarda che finestrone che è venuto. Ti sposto un Soccia. po'. Eccoli. Vai. Sono Sei pronto? pronto, confermateci Io sempre che sono. l'audio sia buono perché. Io sono pura prima, molto bene. Sono la principessa. Qua, questo è proprio. Vabbè, questo è di. Ah, vero, si può stare uno sopra l'altro. Questo è tante cose, no? Questo è contemporaneamente i cieli blu di Sega, il System 16, la fiammata totale, l'ho presa. Che però è un gioco che Cieli blu di andando Sega, avanti System diventa 6. infame. Ti ricordi quando l'abbiamo giocato tutto? Che era, il finale era veramente una roba, a Sì, dir ah, ma poco. già adesso, eh. Cioè, incredibile, ho fatto una cosa che non sapevo che si potesse fare, forse si può solo nel bootleg, mi sono sporto da un ledge e sono rimasto in equilibrio
poi morendone. Poi muoio così, con un ciuffo. Sono morto come uno scemo io. Tanto questa cosa che se vai molto avanti. Se vai molto avanti puoi accelerare, che non si capisce perché uno dovrebbe fare questa cosa, ma puoi. Oh, lo bravo, spread. Gli anelli, come li chiamavo io. E questa voglia di Nishizawa di trovare in qualche modo la dimensione perduta del primo Wonder Boy, con la grafica, cioè nel senso l'autrice grafica del primo Wonder Boy. Tutto bene. Tu sei andato per la strada satanica, bravo, che sta resistendo. Becca e bravi tutti e due! Bravi tutti e due, ma adesso metto un credito, metto un soldino, entro io, eccomi qua. E poi questa roba di alternare momenti shooter a momenti qui sott'acqua addirittura, capito? Proprio quindi mare totale. Coi pesci, no, questo è un gioco marino su tutti i fronti. Era la potenza del System 16 proprio senza pudore, no? Questo qua per me invece era un gioco marino, ma in un altro modo. Ce l'avevo quando ero un po' più grandicello e potevo andare nel paese a fianco, che è Spotorno, dove c'era a fianco ai carabinieri una sala giochi dove tra tante cose c'era questo accanto a Wonder Boy il primo, accanto a Street Hoop, per uno strano cortocircuito temporale, e dall'altro lato completo della stanza c'era Splash. Te lo ricordi il gioco quello? Certo. Zozzone così. Presto perfetto. System 16 su Mr. FPGA. Bellotta, quando succede System 16 su Mr. FPGA è il momento di creare il mio Mr. FPGA per il cabinato. Cosa molto bella che non ricordavo, il player 2 ha gli spari che virano verso l'arancio, mentre invece il player 1 ha gli spari che virano verso l'arancio. Tirami su! Anche questi gorilla dalla testa pelata, non so niente. Se tu salti con me in testa. Ultimo gettone per me. Cioè, se tu... Facciamo un Voltron, prova a salire sopra di me. Se io salto, ti butto via oppure no? C'era il pollo, peccato. Se tu salti, io salto. Cioè, se io sono sopra di te, non mi muovo più praticamente. È fighissimo. Posso stare fermo. Finché non tu ti non mi scalzi. Ok. Fighissimo. La fatina. Ah. La fatina non fa praticamente niente. È una fatona. Bello, l'energia, la vitality di Wonder Boy 1. Se solo avessero fatto Wonder Boy 3 col gameplay di Wonder Boy 1, una specie di Adventure Island bello. Wonder Boy 3 però bello. Questi poi hanno una cosa. Questa hanno una cosa che se tieni premuto i missili esplodono solo quando molli il tasto. Ha tante sciccherie come gameplay, cioè non è. Guarda come ridono questi stupidi puppi poppi. Però guarda che comunque stiamo riprendendo la mano. Ho visto prima Zampani dire siete delle pippe. A parte che la voglio vedere giocare con 5 friend di lei, poi Kailera, perché è facile fare siete delle pippe lì comodamente in poltrona col suo sigaro. Col suo sigaro, è vero, me la ricordo duro, sempre, sì. Con il suo cubano. Cazzo. Tipico della gioventù. Sigari della gioventù. E andiamo. Boss. Ecco, vabbè. Vediamo dove riusciamo ad andare con una vita. Domanda veramente tecnica. Avete mai beccato il cabinato del primo Street Fighter 1 con i tasti giganti gommosi? Io assolutamente no. Io assolutamente sì. E l'ho davvero? Beccato, indovina un po' dove? A Lignano. Ti posso di nuovo mostrare dove, pensa. Ti prego, se abbiamo Google, ma... Mi fa ridere che Lignano sta diventando un po' state of mind, il posto fondamentale. Lignano state of mind sembra un pezzo di Monello, Potrebbe essere. It's Lignano state Monello of mind. Danilo l'ha trovato a Pescara. Monello discendente costretto dall'associazione promozione turismo di Lignano a fare un pezzo ad hoc. Perfetto. E io sono morto. È durato più. Come no? Sei vivo? Oh, sono morto io. Questa voglia di arretai.
Voglia di cosce e di retai, come cantava Repetto. No, cantava Voglia di cosce e di sigaretta, Repetto, uno dei titoli più agghiaccianti di sé. Però se avesse da scritto Voglia di cosce e di R-Type, quanto ci sarebbe scoppiato il cervello? Beh sì, a quel punto probabilmente la storia dell'umanità sarebbe stata diversa e per esempio Bolsonaro non sarebbe mai stato eletto, cioè sono quelle cose incredibili. Cioè capisci che proprio ci sarebbe stato un vibe diverso nell'umanità. Dai, in realtà Bolsonaro, pensa se Bolsonaro fosse stato quello che balla, che faceva i balletti negli 883. E poi gli è andata così male e ha detto basta, divento magari un dittatore. Cioè, dittatore. Magari da giovane è, magari da giovane è. Comunque, per chi se lo chiede, sì, il cabinato che ho visto di Street Fighter era assolutamente originale, con i suoi cuscinetti maledetti. Quindi non lo giocheremo perché è ingiocabile. Potremmo, però quasi, se mi viene voglia di giocare a Street Fighter 1. Abbiamo dai, giocato chiama Street Fighter 1. È da, dai. È da quando c'era qua c'è Cotti che salutiamo. Ma facciamo intrattieni il pubblico che io vado a prendere una cosa che dobbiamo fare della pubblicità. Assolutamente, anch'io voglio prendere una cosa. E qua. Guardate, voglio proprio fare pubblicità. Pensate un po', oggi mi è arrivato il mio fantastico pacco di fumetti dei Ronfi. Praticamente dallo store dei Ronfi che trovate su Etsy mi sono comprato 4 volumi dei Ronfi, tra cui questo che è una bomba, perché questa qua sembrano i Ronfi, sembra Carnevale. Siamo andati letteralmente a prendere la stessa cosa, Andrea. No, è fantastico. Scusa, facciamo questo momento. Non è uno stunt, non è. Stai laggando. No, questa è la riprova. Questa è la riprova che la bromanza a distanza esiste, perché scusa, cioè, non lo so. Quanto è bella questa copertina di Lorenzo Ceccotti. Sembrano Keno Marchette. Tanto io l'ho letto, l'ho aperto per dire vediamo com'è e l'ho letto tutto di seguito. Babic si è bloccato benissimo. Sai che non ho ancora letto. Guarda lì. Ma mi senti o sono anche bloccatissimo? No, io ti sento, ma sei bloccato con i ronfi in mano. Tanto io ho anche la cartolina bellissima che dice... È bellissimo. Il sonnellino della ragione genera ronfi ed è bellissimo. Fantastico. Fantastico. Ma come mai sono sei proprio ronfi, così? Sono proprio ronfi dei quelli dei piccoli. Non lo so, prova a spegnere la webcam e riaprirla. Vediamo che succede. Occhio, Ta-da! Eccoti qua, di nuovo bloccato. Però ti ho visto muovere per un momento. Sì, c'è un frame rate discutibile, strana sta cosa comunque, non capisco perché. Fammi guardare. È un po' sto anche usando il tethering per editare. È tipo 0 frame al secondo. Vabbè, pazienza, cioè nel senso, non è la fine del mondo. Allora, Street Fighter 1. Ti vorrei, se c'è ancora Google Maps, a portata di mano, ti mostrerei dove succedeva questa cosa. Questo è più difficile perché la strada tra Lignano Pineta e Lignano Sabbiadoro, quindi devi volare in alto. Salutiamo questa sala giochi, dove torneremo poi per giocare a Sichuan 2, forse, perché c'è un problema di cringe importante per me in Sichuan 2. Dove andiamo? Vabbè, allora andiamo avanti. Vedi quella strada che è subito alle spalle. Allora, la grande strada che è alle spalle della chiocciola progettata del Courvoisier, no? Quindi c'è una grande strada che va verso nord-est, esattamente. Quella grande arteria, a metà, tu puoi zoomare un po' perché se no non riusciamo a vedere bene. Zoom e baccalà, esatto. Oh, perfetto. Allora, da qualche parte, lungo questa strada, più avanti, dopo che hai visto quell'enorme bosco sulla parte destra della strada, è sì, così benissimo. E il Luna Park. Vedrai che... Sì, vedrai che c'è un grande... Lì c'è Luna Park, dove comunque... Allora, ti devo raccontare questa, scusami, è fantastica. Vedi quel Luna Park? Vedi dove c'è quella specie di peak al centro del parcheggio? Allora, sì. Quindi fuori del Luna Park c'è il parcheggio. C'è un punto che secondo me hanno segnalato per una ragione precisa. In quell'esatto punto, ma proprio lì, non, è successa una cosa fantastica. Il parcheggio non aveva quelle specie di cose di d'erba in mezzo. Penso che si dovrei guardarlo così. Non c'erano in mezzo quelle specie di aiuole. Allora, non c'erano.
Io ero fermo con la bici in un pomeriggio torrido d'agosto. Per qualche ragione non c'era nessuno, oppure era molto presto, molto tardi, non so, non c'era nessuno. Vuoto il parcheggio. Io in mezzo in bici assorto nei miei pensieri che penso al senso della vita, veramente smarrito guardando questo lunapark abbandonato. O forse non lo so, forse era settembre. Fatto sta. Immobile. A un certo punto, da lontano, arriva una motoretta che sta intersecando il parcheggio esattamente nella mia direzione. Ma era evidente che il tipo stava semplicemente stava cercando la strada più corta per attraversare il parcheggio con la sua motoretta. Lentissimo. Io lì lo fissavo, lui fissava me, io fissavo lui. Io ero fermo, ma non è che pensavo di muovere. Dicevo, cazzo, si sta muovendo lui, figurati se mi viene addosso. Oh, mi è venuto addosso, cioè nel deserto, nel parcheggio deserto, ma c'è entrato in pieno con la moto, mi ha fatto cadere la bici e non pago. È sceso, ha cominciato a prendermi a calci la bici, bestemmiando in tutte le lingue, cioè, figurati. Che bella E io sono persona! rimasto in totale silenzio. No, sono stato in silenzio assoluto. Dopodiché ha ripreso la moto in silenzio, la motoretta, e ha ricominciato ad andare dall'altra parte. È uno dei momenti più surreali della mia vita, e credo di aver imparato qualcosa in quel momento. Ospitatelo, Ma dice lascia Danilo, lo perdere. invitiamo su Kenobisbotch. Se hai picchiato No. Bisbotch 20 anni fa, vieni da noi, ti ospitiamo. Non mi ha toccato, ha preso a calci furiosamente la bici, facendosi anche male probabilmente. Adesso non mi ricordo esattamente se avesse avuto dei sandali, ma perché? Cioè, e secondo me c'è un po' l'essere umano di questi tempi in questo incontro, no? C'è la totale incomprensibilità reciproca. È bellissimo. Ma noi cerchiamo di capirci. Io Quindi, questa roba di streamare allora con niente, Google se vuoi. Maps mi sta prendendo da Dio, ti avviso. Guarda, ma tu ti rendi conto di cos'è Google Maps? Tu puoi andare in questo momento a Chiabara e guardare sale giochi, cioè noi possiamo fare degli Ma streaming perché con andare di da testa. Chiabara quando possiamo andare a Chiavari? Dove... A Chiavari è bellissimo, Io deve a esistere Chiavari a giochiamo a Chiavari. Soul Edge. A Chiavari ci andavo più avanti e c'era Soul Edge. Meno a Chiavara, più a Chiavari. Però aspetta, mi Perfetto. stavi portando. Abbiamo superato il Luna Park dove ti hanno quarcato, giustamente. Abbondantemente, dezooma un po' e vai serenamente avanti perché dobbiamo superare il grande prato, esatto, quel grande campeggio, esattamente, quell'enorme campeggio. Alla fine del campeggio, esatto, più o meno là, tu zoomando, è difficile qua perché vai giù, dovrei ancora a destra, ancora a destra. Guarda che ville, guarda che piscina, a destra, prosegui a destra. Dovrebbe esserci una specie di sopraelevata e sotto quella sopraelevata, penso che idea del Mega, hanno fatto una sala giochi. Quindi tu giocavi con la strada che ti passava sopra, una delle arterie principali della strada. Non è quella sotto e quella sopra, è più in alto, quella Più in parallela più in alto. alto. Sì, quella più grossa, quella con tutte le cose blu probabilmente della statale, con le tacchettine blu, esattamente. Ok. Ecco, potrebbe essere una roba così, però è sopraelevata, quindi è molto difficile trovarli in questo momento, mi rendo Aspetta, conto. qua. Ecco, potrebbe essere una roba così, è difficile capire una sopraelevata. Potrebbe essere quell'enorme cosa lì, vabbè, fatto sta, insomma, era una di quegli incroci là. Una di quegli incroci là dove magari hanno distrutto la sopraelevata, hanno fatto una rotonda nel frattempo, ma non lo so. Esatto. E lì a cosa Lì giocavi? c'era Street Fighter 1, lì c'è Street Fighter 1. Quindi Vai, direi e di allora io dico che ce lo facciamo. tuffarsi. Nella sua Ce brutta la facciamo. bellezza ce lo facciamo. Ma in due è tutto più bello, soprattutto con 5 frame di ritardo. Fantasia, Connect. Carriera Netplay, Fantasia. A Chiavari comunque è un concetto A Chiavari è importante. bello, secondo me. Allora, creo un nuovo C'è la strada. game ed è Street Fighter US, direi. Pulito. È proprio lui, io ti join. This ROM is not available on your computer. Perché? Come Sarcasmo. mai? Ma chi lo sa? Ti Sapevi. prendo un altro Street Fighter 1. Ti Sì. prendo.
Solo Cioè, abbiamo lo stesso US set di... prototype. Prototype, mi piace. Ti faccio prototype, Sporco. facciamo prototype. Sì. Vai, sono Ryu Casamiu. No, ha deciso che this room is not available. Aspetta che stai fermo lì e provo ad uscire e rientrare da fantasia, perché alle volte... No, this room is not available on the computer. Tutta sta storia, tutto casino, poi non ci fa giocare, capito? Guardiamolo, guardiamolo così al volo. Vabbè, prendiamone subito una. Sì, tanto poi, cioè, bello è bello, Guardiamone, prendiamo atto dell'esistenza di Street Fighter. Da che roba. Dove vogliamo andare? Dove vogliamo andare? Io sono già le 11 meno 10, eh. allora. Sì, scherzando lì dentro. Io vorrei andare a Badia Prataglia a questo punto, quindi Ci lontano sto. dal mare, ma in una delle più... Allora, Era il Badia 1998. Prataglia. Io non so dove sia e quindi chiedo il potere di Google Maps. Aspetta, Taran. cerca Bar Vittoria, Badia Prataglia. Non puoi sbagliare. Bar Vittoria, via nazionale Badia Prataglia, in provincia di Arezzo? No. Dove siamo? Non ho più pallida idea. Già Siamo in Toscana, sì, è provincia di Arezzo, no? Toscana. A Dovrebbe R, essere credo, la al grosso del provincia A R parco. credo che sia Arezzo. Sì, praticamente è il parco nazionale dell'Emilia-Romagna, che è un po' lì in mezzo tra tutto, no? Cioè in mezzo tra tre regioni. E dove Ci andiamo? fece Eccolo una qua, gita il con la scuola Bar media. Vittoria. Guardalo qua. Ma tu pensa che io adesso Sì, posso ti metti mettere proprio là. l'omino? Eh sì. Pensa. Eccolo Guardalo qua. qui. Praticamente, cioè, andai in vacanza con la mia ragazza da allora in giro in macchina zonzo per Marche, Emilia Romagna e Toscana, un po' così. Facevamo delle passeggiate, avevamo una tenda, facevamo cose. E poi ogni tanto faceva dei suoi giri così in città, andava, si prendeva con la macchina, si faceva passeggiate e mi parcheggiava al Bar Vittoria, dove io facevo una ricca colazione. E giocavo al gioco del Bar Vittoria, Ma prendevi la che tisana rilassante, l'infuso eccitante? Bellissimo, cioè sono le due varianti. Scusi, io vorrei un infuso eccitante. E cosa ti ci metti? Arrivi lì, ti fai un infuso eccitante e poi a cosa giocavi? Ciao Saretta! Abbonamento per il Esir famoso shoot a Arcangel, infuso, grazie! certo. Grazie, non c'è niente meglio di una partita a Monopoli Google per acquistare il parco, certo, ovviamente, per acquistare il parco della Vittoria dal vivo, certo, questo però è il bar Vittoria, un po' più triste, non c'era neanche il bike rent, non c'era niente, ma c'era un gioco che non ti aspetteresti mai di trovare lì, che era Bubble Symphony, scusami, Bubble Memory. Era il 98, quindi comunque è Symphonies o tardivo, ma neanche Memories? tanto, 3 anni. Memories. Ok. Guarda, io faccio partire un Cahiera subito. Vado su Io sono già Fantasia. dentro, quindi vediamo se... Ok, Creo new game. Bubble Memories, The Story of Bubble Bobble 2, versione 2.3J, 1996. Ci siamo. Bubble 3. This ROM is not available on the computer. Riavvio perché evidentemente si è impallato. Street Adesso Fighter è fallito sul sostiene che nascere, no, sì. che non ce l'ho. Fammi vedere se riesco Nel a frattempo io continuo a sbloccare guardare questo il menu perché increscioso. c'è la tisana rilassante, il caffè alla nocciola, il caffè all'amaretto e poi c'è questo signore che è davanti all'infuso samico, che forse è l'infuso balsamico, ma mi piace l'infuso samico. Pensa se questo signore avrebbe mai immaginato di Penso essere di stato sì. streammato così. Comunque ti confermo che in realtà era assolutamente il MAME andato in palla perché funziona adesso Funziona Bubble tutto. Memories. Quindi Ci dietro sei troverai la dentro? richiesta. Sono Sei dentro dentro, il Bar start Vittoria, sì. Sono game. dentro il Bar Vittoria e comincia a dare problemi il MAME perché se mi dice waiting for other players A ci me mette 13 dice secondi. push Facciamo test una clean. switch. Cos'è F4, F2? Sì, però non mi hai.
Devo rifare, lo faccio Quindi devi, ripartire, lo dobbiamo faccio purtroppo ri... ripartire. mi Cancello e affascina faccio perché secondo me sta ripartire. roba è È la si gioia, guarda, estra. provo l'altra versione. Vado. Vai, joina. Ma non vedo neanche me stesso, aspetta, aspetta. Vedo la mia partita, posso joinare la mia partita? No, creo una nuova partita. Esatto. No, devi proprio chiudere Sì, devo chiudere, che e merda. riconnetterti a Fantasia. Mi Che poi sì, connetto a è bello succedere. Fantasia. Creo nuova In qualche modo partita. devi bilanciare. Eccolo, vai. Eccoti qua. Ah. Devo fare F2, giusto? Oh yeah, vai. Perché mi rimpicciolisco, che sono un po' grosso. Exit. Aspetta, Wait a aspetta che moment. comunque siamo off sync. Purtroppo è successa quella cosa che è successa l'altra volta con il buon Daniero. Cioè, dopo un po', non si sa perché, decide che non vuole più farti giocare insieme. Ha deciso che bromanza basta, Io sai che non ho quindi ti mai ritrovi capito praticamente questo da solo. gioco. Non l'ho mai. Ma Non sono mai riuscito a volergli bene. sì, lo so e dovremmo applicarci nei prossimi anni a venire per questo, perché secondo me ha un grosso problema questo gioco, a parte questa bellissima scritta giapponese che non avevo mai visto perché probabilmente è fatto partire la versione giapponese, questo è molto bello, però è chiaramente una scelta in antitesi al precedente. Bubble Symphony, The Però è più Story, cioè, brutta. andava a costruire questo là, intanto quei fondali del merda. Esiste un cheat per togliere i fondali, cioè esiste un po' original game, eccetera, con cui puoi togliere quei brutti fondali e giocare E praticamente a diventa un gioco quello. bello. Tu sai che stamattina Quindi in io ho realtà giocato al Bubble c'è un po' di. Memories della Suna? No, veramente? Qual è il Sì. Bubble Memories della Suma? Si chiama Hot In che senso? Balloon. Vabbè, poi te lo devo far vedere. Questa intro è bellissima. Il Bubble Memories della Suna è veramente. Inizia decoroso, finisce malissimo. Proprio diventa di un fastidioso, una palla allucinante. E ogni tanto ti fa vedere pure un po' di fregna. Che è proprio una. Ce la mettevano così. Questa grafica, comunque, Guarda bella. che bello. No, ma guarda che è molto bello. Secondo me hanno speso tutti i soldi per l'intro e poi hanno dovuto fare i fondali brutti digitalizzati che non si capisce proprio nella storia dell'umanità. Nessuno rivaluterà mai i fondali di questo gioco. Peccato perché l'intro è fantastica, cioè character Totale. design alla Puzzle Bob, le bozze dell'arcobaleno, un drago gigantesco, scritte giapponesi, tra l'altro con La Alpha Torre di Blending, Babele, insomma. chiaramente. Cioè, non è che proprio. Ma sì, cioè, diciamo che hanno avuto il buon gusto di non metterci la fregna, questo è qualcosa, ecco, rispetto a quello che avrebbe fatto Suna. Almeno Taito si è mantenuta pulita. Però, sì, cioè, no, bisogna giocarlo, non è male. C'è anche un sistema di combo con il fatto di poter premere il pulsante e fare delle mega bolle, che quindi cambia nel modo in cui c'è il conteggio del combo multiplier. Non è E tu mi dici male. che si È può un gioco. togliere questa roba qua? Certo che questo Sì, sfondo così guarda, è così quasi bello, do un eh. occhio. Ah, così ancora sì, con tanto di effetto raster vibrante, no? Ci può stare, però vediamo se trovo il trucco per. Cioè, perché lo odiamo? Cioè, forse siamo prevenuti, capito? Siamo per Però c'è, cioè, io forse è lo quello. odio per quegli sfondi. Secondo me se me li togli mi innamoro. Vediamo, sto cercando. Ciao Allora, Cappina, buonanotte, ci lasci Stilgar, che lo vedi, che tanto io lo vedo troppo spesso. Grazie per averci lasciato Stilgar. Guarda, io sai che mentre Babic capisce il trick,
Io recupero ancora un goccino di Calvados perché mi manca Babic sempre. Giusto, ma io non capisco perché anch'io non potrei fare questa cosa. Ma poi c'è, cioè, mamma mia, Corvoi, come gli è venuto in mente? In realtà non trovo i cheat, trovo l'original game, power up, round select e super mode, ma non trovo il cheat per togliere i fondali. Questa cosa mi rattrista tantissimo, oltre al fatto che non posso giocare. Sono, guarda che bello, che belle idee. L'acqua, dove nuotare. Ma come gli è venuto di mettere quei fondali? Era tutto giusto, cioè era decente, sembrava un gioco decente del Neo Geo. Poi di colpo... tutto un disastro. Hai scoperto qualcosa? C'è foto di Sto. Sì, ho scoperto che non lo trovo, perché ci sono i cheat per Power Up Original Game, Super Round Select, ma non ci sono... Guarda qua, se la menavano. Taito F3 Package System. Via. La cosa divertente è che io praticamente tornai a casa dalla via Prataglia e su un emulatore che si chiamava Raine trovai Bubble Memories emulato. Quindi praticamente in tempo reale io scoprì l'esistenza di Bubble Memories e lo giocai emulato. Fu una roba molto emozionante. Tanto Raine era accelerato, giusto? Quindi funzionava già bene era? Ai tempi. Il Raine, se non ricordo male, non era Cycle Perfect come il MAME, usava l'accelerazione no, grafica. No, ma era con... aveva i core in assembly. In assembler, quindi avendo i core molto veloci funzionava anche su un Pentium 133 a cannone. Era non Cycle Perfect, ma cioè non aveva gli effetti di Alpha Blending, però insomma era una figata, cioè. Andava bene, sì. Via. Allora, quindi vogliamo mettere i trucchettini? No, non possiamo qua. Facciamoci una partita. No, li puoi mettere... sì, ma io non ci sono, perché... mia mamma non mi vuole più bene, mi ha sconnesso. Allora tu non ci sei, allora sai cosa faccio? Vediamo, guarda, sta a vedere che numero ti faccio. Esco da qua, sì. esco da qua, sì. Esco da qua, sì. Abbasso qua, apro l'altro mame, lo tiro fuori da qua, Bubble Memories l'ultimo, questo qua. E da qua tolgo anche... ha un suo perché, teniamolo un attimo. E però da qua dovrei avere i cheat. Certo, comunque che sono... Comunque è folle che nell'arcade 64 non ci sia possibilità di giocare Netplay. Magari c'è, non ce ne siamo mai accorti. Sarebbe molto bello. Adesso lo apro per sfizio per scoprirlo. Non c'è però il... non ci sono i trick. No. Mettiamoci... Però forse il super ci mode... Ci sono... sì, ma il problema è che... cioè, mi sono tagliato. Cioè, questa cosa di togliere lo schermo, ho appena verificato, e c'è in Bubble Sync. Ok. Qui siccome erano troppo soddisfatti, non l'hanno messo perché hanno detto no, non lo mettiamo. Ci piace. Ma vogliamo andare a vedere Bubble Symphony senza a sto punto? Com'è l'audio adesso che l'ho abbassato? Sì, Bubble Symphony. Babic che si frizza è bellissimo ogni tanto. Completamente frizzato a breve. Mi accendo per vedere se mi defrizza. Adesso vediamo, quindi, aspetta, eccolo qua. L'importante è che mi sentiate. Allora, fai ancora un tentativo. Allora, The Supremacy Cabin dice: potreste provare a retroar con un core di mamma molto più recente e usare il suo Netplay. È vero, potremmo, però è l'ultima spiaggia che abbiamo cercato di evitare come la peste, perché odiamo retroarch, non perché sia brutto, ma perché, non lo so, c'è qualcosa in retroarch che ci è un po' scomodo. In realtà ho una spiegazione, è un po' scomodo per quello che facciamo a livello di OBS ed emulazione. Signori, sono le 6 del mattino, ci saluti, ti salutiamo, come terremoto, esilio giapponese, scossa di terremoto in Giappone. Merd, sì, tutto bene, succede. Tutto bene esilio? Sì. Proviamo adesso, aggiornaci Esilio che vada tutto bene, per cortesia.
Sì, dopo avercela messa così, forse si è uscito fuori. Panico. Dicevi, Andrea, mentre aspettiamo notizie di esilio giapponese... Puoi uscire da qui? Sì. Uscire dal mame questo, far partire il mame Kailera per un ultimo tentativo. Che botta, dice, però hai preso una botta tu o hai preso una botta al palazzo? Come va? Rassicuraci. Mi sa che si è spaventato, mi sa che è stata una bella botta. Cosa vuoi provare, Andrea? Ultimo tentativo della serata. Ultimo tentativo della serata. Facciamo l'ultimo tentativo a Bubble Memories. Vai. Dai. Badia Pratalia, nel nome di Badria Patrai. Aspetta, che dico. Ah no, aspetta, l'ho fatto partire male, Fantasia. Scusami. Devo farlo partire col netplay. Carriera netplay. Fantasia. Connect. Create new game. Bubble Memories. Eccolo qua. Guarda come sono organizzati. Hanno ovviamente il sito prontissimo con i terremoti. Vediamo un po' com'è, Andrea. Dai, 5 frame di delay. Allora, devo fare F2 di nuovo. Bene. No, non fa niente. Hai fatto qualcosa? Questo. Vuoi che lo configuro da qua? No, non si può. Vai su Exit. Comunque siamo online, stiamo giocando insieme. Quindi vai. bene. Exit. Exit. Ci siamo. Ah, ci picchia comunque. Cosa? Quasi 5.8 scala Richter in Giappone. Ammazza di magnitudo. Minchia. Merda. Speriamo. Sì, ci credo tutto bene. Sì, allora, story game. Bene. Story ti game. Mandiamo... Sì. Ti mandiamo le nostre vibrazioni positive. Ragazzi, con draghetti Genkidama è esilio giapponese e al Giappone in generale. Gli elefanti. A me questa roba digitalizzata dietro mi spegneva la libido. Lo so Fabio, ma ne creerò una versione craccata che ci permette di giocare senza elefanti. Va bene. Lo farò non per me. Esiste. Modificherò. Metterò a zero tutte le ROM grafiche del background. Secondo me si può. Anzi, sicuramente si può. Facciamolo perché non è un brutto gioco. Tu potresti anche dire che trovi un po' leziosa la pixel art oltre che il coso. Ma quella ci può stare. Il Eh sì, mega perché se condog. fai la mega bolla ti dà il mega bonus. Nota, guarda come ti metti i power up a sinistra e a destra dello schermo. Poi No, allora, siamo secondo degli me sai ottimi cosa giocatori. faremo, Andrea? Faremo effettivamente un seratone in cui ce lo facciamo tutto. Non l'abbiamo, io non l'ho mai giocato come si merita. Anche il Symphony, dovremmo farci tutto. Guarda che Symphony, cioè, è pigro, nel senso che è quello che MTJ non avrebbe mai fatto. MTJ ha fatto Rainbow Islands e poi ha mandato tutti a fanculo, insomma, alla fine. Quindi non ho sicuramente... Wow! E poi vale 7.000 quello grosso, sembra che valga chissà cosa, però. Jay, che bello, in giapponese con quelle scritte fatte male, bellissimo. Cioè, un Credo sacco di possibilità di extend da extend. fare lì, eh. Non abbiamo. Hai snobbato l'extend. No, ho preso XTND, tutte Ah, quelle che ok. c'erano. Li hai presi tu. Hai presente che in Bubble quando finisci il livello a volte non te li dà. Eh sì, dipende dall'ordine con cui scoppi le bolle, sostanzialmente. Della concatenazione, perché in realtà tu non scopri le bolle veramente tutte insieme. Davvero? Guarda, La vai a prendere quella caramellina? caramella, non fai No! niente. Ti piace Ma l'alligatore? questo coccodrillo, Qual è la la rana, rana? non Questo... capisco. Allora, lì c'è una Prenditi tu le possibilità lettere, per prendile tu. te. No, vai, prendi tu, vai, scoppia.
Attenzione, porta, si è aperto porta. Un portale. L'ho presa. Vai. Attenzione. Ma secondo me in effetti c'è... Cioè, non l'ha fatto MTJ, ma probabilmente... Certo, guarda l'assurdità della vetrata di Chartres dietro. Ma perché? E poi non c'è l'alfabeto. Che in Babbo Symphony c'è. In Babbo Symphony c'è l'alfabeto segreto. Queste bollone grosse non sono male, eh. Ma sì, sono satisfecho. Anche perché ti danno il moltiplicatore. Però lo trovo, secondo me potrebbero anche essere gli animali giganti sullo sfondo, ma lo trovo molto meno leggibile. Molto, molto di meno. Assolutamente. Assolutamente. Cioè, quanto sarebbe anche solo più bello con questo sfondo che si muove. Ecco, così a me già va bene, anzi è fico così. Tu che tira bombe. Ah, puoi anche fare la mega bello. Sì. Morto. Prendi questo. Yeah. ...6.2 di magnitudo, sentito forte a Tokyo, a Cipicchia. 6.2, inizio, io capisco che hanno la super... Che hanno i super palazzi antisismici, però 6.2 visto. 6.2 è forte forte, Ok, occhio a questi che sono un po' strutti, sai. Questi sono i soliti... Guarda come anche il design. Maita, sì. Sono buoni, come il level design è buono, vedi, ti ha messo in una situazione di sicurezza, mettendo di queste specie questo di griglie. Siamo passati al... Questo è un trilobita. È un trilobita. Sì, sì, perché no? Un trilobita è un trilobita, secondo me, non ho capito come si dice. Non lo so, in effetti. Sto morendo. Io no, sono fortissimo. Ma io sto per fare extend. Mi manca la E. E anche vediamoci. Sono curioso, vediamoci l'extend. Anch'io. Non mi ricordo l'extend. Non è emulato benissimo in questa versione. È emulato molto meglio nel MAME più recente. In effetti, come ho detto. Di Arcobaleni Rainbow Islands è sempre bello, potete usare così, con diamanti verdi da 8 diamanti. Yeah. Oh, cioè. Belli diamanti verdi, strano. Cioè, la roba digitalizzata mi traumatizzava proprio anche ai tempi. Madonna. Qua ti puoi fare un 64 milioni. Perché l'ho fatto? Perché l'ho fatto? Sono morto così. Qui c'è 128.000 per 2 ho fatto, capito? E ho preso una soccia. Hai visto soccia? Tiravo arcobaleni boomerang. Che idea di cattivo gusto. Oh, i monster! Sì, questo ha dei problemi con l'alpha blend. Però acceptable. Cos'è un archeo? C'è comunque una croccantezza minore. È come Badia Prataglia, Mixed Feelings, non sei sicuro. Questi qua strani. Il bastone. Non abbiamo ignorato il bastone. Poi siamo anche un po' forti. Quante volte hai continuato? Hai continuato? Una volta, sì. Questo è gameplay, quindi, E qua si perde una vita fissa. Guarda che bello che però come fanno la cristina. C'è il cuore matto. Lo so. Il cuore matto. Vai, grandissimo. Che è successo? Vabbè. E mi è rimasto di giù il cuore matto, hai visto? Sì, adesso va via. Bislacco. Ma non avevo visto quelli in alto, vabbè, sto morendo male. E qua però c'è Chuck and Pop. Qua c'è Chuck and Pop. Belle le note che vanno verso l'alto. Sì, già ucciso tutto. Caramellina, sono morto. Ma così, sì, basta. Andrea, vai da solo, fai extend per lui. Vediamo.
Comunque ho fatto un milione di punti così, non ci gioco dai tempi di Badia Prataglia, del Rai, non è vero, però in effetti in Kenobito ci abbiamo giocato veramente poco, eh. Secondo me dobbiamo dare una possibilità a questi, tanto noi facciamo tutti gli anni il nostro tributo a Fukio Mitsugi, questo non l'ha fatto lui però in effetti, quindi potremmo fare una serata a parte, sei morto. È stronzissimo, infatti fa cadere giù subito. Una roba un po' fetish, scusa. Com'è? È un po' rotto qua. Fa delle cose strane. Qua ho fatto delle cose. E vai, sono morto, è andata così. Guarda che bello questa iconcina. Bello. Quella iconcina è veramente molto bella. Vale più questa iconcina di tutto il gioco. Esatto. Però comunque sì, chiaramente non può sognarsi Bubble Bobble, ma comunque va bene. Allora diciamo che abbiamo ancora una volta solo scalfito. Avevo voluto parlare di Foso, un gioco da cervello in 88, di Scio, ho giocato a Virginia Lipede, ho giocato a Portsmouth al South 82, ma ne parleremo in altre estate o comunque anche a fine, sempre bloccato. Quest'estate tu adesso andrai in vacanza per un paio di settimane, giusto? Sì, in realtà poi sarò a Trieste per molto di questo tempo, ma andrò a Lignano, quindi avrò questo momento catartico tornando in luoghi di sale giochi, probabilmente piangendo lacrime madri. Guarda questa lana che brutta, vabbè. Sta scritta game over sotto. Piangerò lacrime amare perché trovo. Intanto sono frizzato, quindi è bellissimo. Puoi anche coprire, poi mi sfrizzo. Chissà perché, è veramente bizzarro. Ma solo quando siamo, cioè, solamente quando siamo in chat, no. Penso che è strano. Tutto il giorno guarda, chiudo il carriera e rimaniamo qua io e te a dare la benedizione finale.